Torna l'incubo degli allagamenti a Palermo, un nubifragio poco dopo le 6 del mattino ha svegliato la città, strade allagate, automobilisti soccorsi. Colpita la zona nord, fiumi di acqua su Via della Resurrezione, Via Ugo La Malfa nella zona di Via San Lorenzo, chiuso il sottopasso di Viale Lazio. Dal meeting di Rimini, Enrico Letta, Matteo Salvini e Antonio Tajani sono intervenuti sulle elezioni in Sicilia. Una situazione sempre più complicata per il centro-sinistra dopo la spaccatura tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Catania droga con listino prezzi per clienti, due arresti nel rione Librino, in manette per spaccio, un 28enne e un 35enne. Uno dei due era percettore di reddito di cittadinanza. I militari li hanno sorpresi in un piccolo centro di smistamento realizzato in un appartamento di una palazzina di Viale Nitta. L'adattamento teatrale di Valentino Picone del testo di Pietrangelo Buttafuoco, Il lupo e la luna, in scena ieri sera all'Orto Botanico di Palermo. Protagonisti Salvo Piparo e Lello Nalfino, repliche stasera e domani. Si terrà da domani sino al 27 agosto la prima edizione del Castelbuono Film Festival. Tutto si illumina, il titolo che sottolinea l'obiettivo dell'iniziativa per riflettere su come la cultura, in particolare il cinema, riescono a illuminare le vite delle persone e delle comunità. Bentrovati alla prima edizione di Media News di mercoledì 24 agosto. Come avete sentito dai titoli, nubifragio a Palermo poco dopo le 6 del mattino, strade allagate, automobilisti soccorsi, colpita la zona nord della città, chiuso il sottopasso di Viale Lazio. Vediamo. Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte e alle prime luci dell'alba a Palermo, provocando disagi alla circolazione e l'annoso suo problema irrisolto degli allagamenti. Contestualmente un forte vento ha sferzato il capoluogo. Nel dettaglio sono state diverse le strade che si sono riempite d'acqua. In poco tempo parecchie zone della città allagate, da via San Lorenzo Colli alla borgata di Partana Mondello, da via Olimpo a via Lanza di Scalea, dove all'altezza del centro commerciale Concadoro l'acqua è alta diversi centimetri e fino a stamane la strada è chiusa al traffico. Così come via Ugo La Malfa in diversi tratti della circonvallazione, intervenuti dei vigili del fuoco che hanno aiutato gli automobilisti rimasti bloccati con le proprie auto a causa dei fiumi di acqua e fango che si sono creati. In vari punti della città, inoltre, la pioggia battente ha trascinato con sé cumuli di rifiuti non raccolti, lasciati sui marciapiedi, sparpagliandoli per diversi metri. A Mondello, ancora una volta, durante la pioggia battente, ulteriori disagi con l'acqua ristagnante nelle strade che è inevitabilmente confluita all'interno dei cancelli delle villette. Allagamenti anche nel sottopassaggio di Viale Lazio, che è stato chiuso in via preventiva. Parliamo di politica. Ieri al meeting di Rimini, Enrico Letta, Matteo Salvini e Antonio Tajani sono intervenuti sulle elezioni in Sicilia. La nostra inviata Gabriella Ricotta era lì. Siamo alle battute finali del meeting di Rimini organizzato da Comunione Liberazione, una settimana davvero intensa di confronti e dibattiti, non ultimo il dibattito sulla politica, qui rappresentato un po' da tutto l'arco costituzionale, sono intervenuti dalla Meloni a Salvini, da Letta a Di Maio, in un confronto davvero a tutto campo e tra i temi anche il voto in Sicilia. Io trovo che la scelta di Conte del 5 Stelle di tradire il mandato degli elettori delle primarie sia una scelta molto grave. È stato fatto un patto tra tutti, sono state fatte le primarie e poi improvvisamente viene buttato tutto nel cestino. Io penso che ci voglia coerenza e questa coerenza oggettivamente non c'è stata. Per il resto saranno decisioni che si prenderanno tutte nelle prossime ore. Noi in Sicilia abbiamo candidato siciliani. Molto semplicemente, a Catania abbiamo candidato catanesi, a Ragusa ragusani, a Palermo palermitani. Il presidente è stato scelto a livello territoriale, io l'ho sentito stamattina, so che si depositano programma e listino entro i prossimi due giorni, io sarò in Sicilia il 29, il 30 e il 31 di questo mese e ci tornerò a settembre, compreso il 16 settembre, ahimè, per il solito processo a Palermo per la mia tappa mensile in aula giudiziaria. La sinistra è divisa in due, tre, quattro fronti, quindi stiamo già ragionando a come organizzarci il giorno dopo la vittoria. Come Lega abbiamo candidato sindaci, il sindaco di Furcisicolo, il sindaco di Motta. A Palermo abbiamo candidato nel collegio uninominale il presidente dell'Unione Italiana Cechi.
palermitano Mario Barbuto, che ringrazio perché molti si ricordano della disabilità solo in campagna elettorale. Noi candidiamo uomini e donne che se ne possano occupare negli anni a seguire, quindi sono contento e penso che per la prima volta nella storia la Lega nell'isola potrà avere un risultato a due cifre. Questo mi aspetto. Intanto parliamo di elezioni nazionali, ricordo che la famiglia Craxi è originaria della Sicilia, è una famiglia originaria siciliana, quindi non è... Va bene, i parlamentari sono però anche identificativi di una storia e di una realtà, abbiamo tanti parlamentari siciliani, ci sono le elezioni regionali, quindi ci sarà una presenza attiva, Giorgio Mulè è siciliano al 100%, lo assunsi io quando veniva da Il Sicilia, come dite voi, e io ero il capo della redazione romana del giornale, quindi non sono siciliani magari che hanno lavorato fuori, ma sono fortemente radicati nel territorio siciliano. È ovvio che poi ci sono dei personaggi di livello nazionale che possono rappresentare tutto il territorio nazionale, io faccio il capolista in Campania, io sono di origine metà di Vietri sul Mare, metà della provincia di Frosinone, quindi però mi dividerò tra il Lazio e la Campania. E per quanto riguarda il centrodestra e la Sicilia, voglio ricordare che il centrodestra si presenta unito, la sinistra è divisa. Questa mattina è stata sancita la rottura tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, quindi il messaggio che noi diamo ai siciliani, come diamo a tutti gli italiani, è quello di una coalizione, sia pur composta da forze differenti, che è coesa e che si occupa non di fare polemiche, ma si occupa di questioni concrete, di programmi, di progetti. Un vero e proprio mercato della droga con un listino prezzi esposto al pubblico. Due arresti dei carabinieri di Catania in manette, due uomini di 28 e 35 anni, di cui uno percettore anche del reddito di cittadinanza. Entrambi avevano messo in piedi una piccola impresa di sostanze stupefacenti con tanto di prezzi e merce confezionata sul momento. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno arrestato due catanesi di 28 e 35 anni, sorpresi in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scoperta è avvenuta in una palazzina di Viale Nitta e in particolare in uno dei suoi numerosi appartamenti, ritenuto un vero e proprio centro di smistamento della droga. Attraverso i numerosi servizi di avvistamento, i militari hanno potuto individuare l'appartamento segnalato, procedendo così alla perquisizione dal momento che gli stessi spacciatori avevano lasciato la porta d'ingresso socchiusa. I militari hanno constatato quello che in effetti era un efficientissimo market della droga. I due spacciatori in particolare, di cui uno risulta essere percettore di reddito di cittadinanza, sono stati sorpresi durante l'operazione di pesatura della droga, che avevano riposto su un tavolo in varie bustine di plastica contenenti circa 400 grammi di marijuana, 25 di cocaina e 15 di crack, oltre all'immancabile materiale per il confezionamento delle singole dosi, due bilancini di precisione, tre fogli di block notes con appunti attestanti l'attività di compravendita con quantità nominativi, nonché denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. Ma stavolta una circostanza più di altre ha attratto la curiosità dei militari, ovvero l'impostazione manageriale nella vendita degli stupefacenti, con tanto di listino, con dicitura nuovo prezzo e il corrispondente quantità prezzo di vendita incollato sul tavolo, davanti al quale si alternavano gli acquirenti con paziente fila. I due arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati trasferiti in carcere, il 28enne a Noto e il 35enne nel carcere di Piazza Lanza. Dopo l'udienza di convalida, il 28enne resta in carcere, mentre per il 35enne è stata disposta la sottoposizione agli arresti domiciliari. Ancora cronaca, una rapina dopo l'altra e botte alle vittime. Arrestato un giovane di 22 anni, protagonista di una serie di furti perpetrati ai danni di vari esercenti di Caltagirone. Adesso dovrà rispondere dei reati di rapina e lesioni personali. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del posto per i reati di rapina e lesioni personali.
La vicenda risale alla sera del 17 agosto, quando la centrale operativa dei carabinieri, intorno a mezzanotte, ha ricevuto una richiesta di intervento in via dell'autonomia. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno notato la presenza di un uomo, un 54enne, titolare di una rivendita mobile di panini, che tamponava sulla testa una borsa di ghiaccio per lenire gli effetti di alcuni colpi ricevuti pochi istanti prima da un 22enne che durante l'intervento dei carabinieri, nonostante la presenza dei militari interposti per calmare gli animi, non ha smesso di minacciare l'uomo. I militari sono stati così costretti a richiedere anche l'immediato intervento del personale del 118 per soccorrere anche la moglie 52enne dell'uomo, che per le botte ricevute aveva avuto un malore. Dalle indagini svolte emergerebbe che il giovane, con l'escamotage di scambiare una banconota da 50 euro, avrebbe ottenuto la disponibilità della donna a consegnargli delle banconote più piccole e a quel punto, strattonando il braccio della donna, le avrebbe strappato i soldi dalle mani, provocando così la reazione del marito, che lo avrebbe inseguito e attraverso il finestrino del passeggero all'interno dell'autovettura Fiat Punto del malvivente avrebbe ingaggiato una colluttazione per recuperare le somme, venendo però colpito al capo. Anche la moglie intervenita in suo soccorso ha recuperato la somma ed è stata colpita al volto. I militari nel corso della nottata hanno fatto accertamenti dai quali è emerso che il giovane avrebbe sottratto indebitamente somme di denaro ai danni di altri esercizi commerciali dislocati a poca distanza tra loro. In particolare avrebbe dapprima sottratto la somma al 54enne esercente di una rivendita di panini di via Madonna della Via, quindi con analoghe modalità sarebbe passato al commesso 44enne di un bar di via dell'Autonomia e infine, poco distante, avrebbe rivolto le proprie attenzioni all'ultimo obiettivo. Entrambi i coniugi sono stati visitati dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Caltagirone, i quali hanno emesso una prognosi rispettivamente di 7 e 30 giorni. Il 22enne, all'esito dell'udienza di convalida, è stato trasportato al carcere di Caltagirone. Un passaggio dalla reset alla RAP che non è mai avvenuto. È così per 94 lavoratori, gli anni passano, ma la loro situazione contrattuale non cambia. Ieri la protesta davanti al Palazzo delle Aquile a Palermo, i lavoratori chiedono impegni ed assunzioni di responsabilità da parte dell'amministrazione comunale e dei vertici RAP. Le interviste. La protesta nasce da una situazione che ci portiamo indietro da almeno dal 2016, e cioè il passaggio di lavoratori, il passaggio orizzontale dei lavoratori da reset a RAP. Sono state chieste tutte le carte per definire la possibilità di questo passaggio, sono state date le risposte tutte positive e favorevoli a questo passaggio. Gli ultimi due presidenti testardamente si sono trincerati dentro un no comment e non hanno voluto assolutamente che questo passaggio avvenisse. Noi siamo venuti qui, abbiamo parlato con l'assessore Milano, il quale si è dimostrato disponibilissimo e che nei prossimi giorni contatterà il presidente di RAP per capire per quale motivo il presidente Caruso non vuole che questo passaggio avvenga. Noi non ci fermiamo più, tra l'altro abbiamo iniziato anche una causa nei confronti di RAP del comune di Palermo, perché questi lavoratori, molti di questi hanno rinunciato a poter lavorare, andare via da Palermo, migliorare la propria condizione economica e lavorativa, e hanno rinunciato in attesa di questo passaggio a RAP. La mia rabbia è una sola, siccome la rabbia ha alla RAP, che ha di bisogno molto personale, e noi precari, sempre la stessa azienda capitalizzata del comune di Palermo, con sussidi, perché noi prendiamo sussidi, siamo dei precari, oggi che la RAP ha di bisogno, perché interpella operai della reset per fare i straordinari quando noi abbiamo bisogno dello stipendio che non ce l'abbiamo? Noi ci vogliamo andare, prendi 94 che andiamo a lavorare. Non lo capisco io questa cosa. Siamo buoni quando c'è di fare straordinario, siamo vecchi quando si deve fare il passaggio, ma io questa cosa non lo... Ma che politica è questa? Boh! Intitolata l'aula consiliare di Geraci Siculo a Bartolo Fazio, politico di grande spessore che per 12 anni è stato sindaco della comunità che lo ha celebrato, ricordando il grande impegno profuso per Geraci e per tutte le Madonie.
Sì, è un'idea che ci è venuta subito per far rimanere un ricordo indelebile della persona del senatore Fazio. Un politico che ha iniziato la sua attività politica appunto a Geraci negli anni 80 e dopo ha proseguito a livello comprensoriale fino ad arrivare ad essere senatore nel 2006. Abbiamo voluto così dedicare l'aula consiliare, che è il punto, la sede dell'istituzione per eccellenza, il Consiglio Comunale, la sede del dibattito politico, a un uomo dell'istituzione. Lo riconosciamo tale, lo riconosce la classe politica attuale, così come lo riconoscono i cittadini, proprio per le caratteristiche sia di persona seria, persona delicata, persona corretta, persona alla ricerca della mediazione, volta a far convergere le diverse anime, i diversi interessi. Una persona attaccata a Geraci, alla comunità, ai suoi abitanti soprattutto, ma anche al comprensorio madonita. Crediamo che questo è un piccolo segno, chiaramente il ricordo delle persone care lo portiamo nel cuore sempre, però è un segno tangibile per ricordare una persona, un tratto, un periodo storico bello della vita amministrativa di Geraci, in modo che nessuno, chiunque possa anche visitare il Palazzo Municipale, possa leggere questa targa, possa averne ricordo, averne conoscenza. Alla fine è quello che si tramanda, il ricordo che si tramanda delle persone quando non ci sono più. Il senatore ha avuto la disgrazia di venir meno, diciamo, ancora in giovane età, è il ricordo. Allora crediamo che l'intitolazione dell'aula consiliare al senatore possa nel tempo mantenere questo tratto del carattere dell'uomo e del politico, che possa essere da esempio soprattutto per le giovani generazioni, in un momento in cui c'è una grande distanza tra rappresentati e rappresentanti, possa, diciamo, contribuire a far crescere nelle giovani generazioni il senso di appartenenza al proprio territorio, il senso di interesse per la cosa pubblica. Politico garbato, oggi Geraci Siculo riconosce con questa targa il percorso, l'impegno che papà ha profuso in tanti anni, prima come sindaco, poi come senatore. A nome della famiglia abbiamo apprezzato i diversi interventi, le tante opere fatte, quindi il grande apporto che ha dato a Geraci Siculo sia dall'aspetto politico, urbanistico, ma apprezziamo anche i commenti dove si vedeva o la gente manifestava la capacità inclusiva di papà di sentire sempre il prossimo, di porgere e volgere sempre lo sguardo, il pensiero a chi non c'è o ad altri componenti magari della sua fazione politica, la capacità di ricercare sempre il dialogo, insomma, e l'unione con l'interlocutore. E quindi oggi, apprezzando l'amministrazione, il sindaco Luigi Iuppa, il presidente del consiglio e tutta l'amministrazione Geraci, apprezziamo come famiglia questo riconoscimento, dove tutto ebbe inizio nel 1980. Operazione di recupero al largo delle isole Egadi. Un antico rostro romano è stato trovato a 80 metri circa di profondità nei fondali marini di Levanzo. Si tratta di un rostro in bronzo di una nave romana risalente all'epoca del III secolo d.C., inerente alla battaglia delle Egadi. Le operazioni sono avvenute grazie all'intervento della nave oceanografica Hercules del nucleo Carabinieri Subacquei di Messina dei Carabinieri di Trapani. Sempre più spesso i grandi eventi si svolgono lontano da Palermo. Giuliano Forzinetti, neo assessore comunale alle attività produttive ed economiche, ha incontrato i responsabili di discoteche e sale da ballo per trovare una soluzione al vaglio anche le modifiche degli orari di chiusura dei locali. Discoteche, sale da ballo e spettacoli e grandi eventi, l'assessore alle attività produttive del Comune di Palermo apre un dialogo con i rappresentanti di categoria per rilanciare il settore colpito duramente a causa della pandemia. In quest'ottica Giuliano Forzinetti ha avuto un primo incontro con i responsabili dei settori
e hanno preso parte Vincenzo Grasso, presidente provinciale e dirigente nazionale del SILB Confcommercio, e Fabio Schillaci, delegato dell'associazione Keep On Day Love Club. Un incontro chiesto dal neo assessore anche in considerazione del fatto che siamo ancora in piena stagione per quanto riguarda le discoteche, le feste e gli eventi musicali all'aperto. Un settore che ha affrontato una dura crisi durante il periodo della pandemia, ma che lamenta anche altre numerose criticità. L'assessore Forzinetti si è dichiarato disponibile ad affrontare i problemi di pertinenza dell'amministrazione comunale, a cominciare dai temi riguardanti l'individuazione delle aree idonee a ospitare eventi, i temi della sicurezza e delle autorizzazioni. C'è la massima disponibilità nei confronti del settore, ha spiegato Forzinetti, che ha ancora enormi margini di sviluppo, anche in termini di occupazione e di economia per tutto l'indotto. Insieme individueremo anche meccanismi amministrativi più agili e una più proficua interazione tra gli imprenditori del settore e gli uffici permanenti del comune. Vincenzo Grasso, presidente SILB Confcommercio, commenta favorevolmente l'apertura mostrata all'assessore Forzinetti, un atto di buona volontà da parte del nuovo assessore a cui non eravamo più abituati da anni e che abbiamo molto apprezzato. L'adattamento teatrale di Valentino Picone del testo di Pietrangelo Buttafuoco, Il lupo e la luna, in scena ieri sera all'Orto Botanico di Palermo. Protagonisti Salvo Piparo e Lello Analfino. Repliche stasera e domani. Vediamo. È andata in scena ieri sera nel suggestivo scenario naturale dell'Orto Botanico di Palermo, Il lupo e la luna, l'adattamento teatrale di Valentino Picone del testo di Pietrangelo Buttafuoco. In scena i due strioni, Lello Analfino e Salvo Piparo, per la prima volta insieme per raccontare attraverso la forma narrativa del conto e quella della musica le vicissitudini e le peregrazioni del messinese Scipione il Cicala Zadè. Mi piace che le musiche si facciano da tappeto a una storia già completa. Questa è una storia dove si racconta l'amore di una famiglia, ma si racconta anche le gesta epiche di un eroe come Cicala Zadè, e poi c'è il conflitto cristiani-musulmani, che poi un conflitto vero e proprio non è, sono due razze diverse con abitudini e modi di fare assolutamente diversi che possono convivere insieme, no? E questa è la bellezza di questo conto del maestro Pietrangelo Buttafuoco, questo racconto, questo romanzo che poi diventa un conto con la voce di Salvo Piparo. Questa è una festa, la festa della narrazione, che vede i suoi interpreti, gente allegra ma che non rinuncia ai momenti di poesia e di malinconia. I poeti dinanzi alla luna si struggono dinanzi a questa malia lunare. Ognuno di noi l'ha sofferta, ognuno di noi almeno una volta nella vita l'ha provata e poi ha ritrovato la gioia per rigenerarsi, quel fascio lunare, quella luna che ci benedisce da bambini e nel nostro cammino ancora ci accompagna, e siamo qui con la barba lunga, con il viso da lupo, e quindi noi lupi che guardiamo a questa luna racconteremo degli occhi di un bambino che poi diventerà un guerriero e che affronterà il fratello sull'altro fronte. La forma del conto è intesa come unica forma di narrazione possibile della storia in forma di favola del lupo e la luna. Ed è anche la chiave universale per portare questa storia, storia vera, nella dimensione che le è più propria, quella della favola, quella di un racconto che è scavato nel profondo di tutto ciò che noi siamo ed è pronta per camminare nel futuro e raccontare quel che si è, dimostrare attraverso una passione irriducibile, quella che il lupo ha verso la luna, il sentimento potente dell'amore. E Valentino Picone, amante della drammaturgia e della letteratura, ad aver curato l'adattamento teatrale del testo, da lui più volte riletto nel tempo e amato per la dolcezza con la quale è raccontata la storia. Questa serata e le altre che verranno sono frutto di un amore verso un libro che ho amato come tutti quelli che l'hanno letto, Il lupo e la luna, e quindi da tempo con Pietrangelo ci dicevamo: ma perché non facciamo un adattamento teatrale? Oggi no, dopo domani neanche, tra 3 giorni, insomma dopo un po' di tempo ci siamo riusciti,
È tutto legato all'amore verso un libro. Lo spettacolo sarà nuovamente in scena stasera e domani, sempre a partire dalle ore 21 all'Orto Botanico di Palermo. Si terrà da domani fino al 27 agosto la prima edizione del Castelbuono Film Festival. Tutto si illumina è il titolo che sottolinea l'obiettivo dell'iniziativa per riflettere su come la cultura, in particolare il cinema, riescono a illuminare le vite delle persone e delle comunità. Tutto si illumina e questo è il titolo della prima edizione del Castelbuono Film Festival che si terrà all'interno del Chiostro San Francesco da domani sino a sabato 27 agosto con ingresso gratuito con inizio alle 21.15. La rassegna cinematografica al suo esordio in terra ammadonita vuole far riflettere su come la cultura, in particolare il cinema, riescono a illuminare le vite delle persone e delle comunità. Al termine di ogni proiezione farà seguito il dibattito di approfondimento col pubblico presente. E intanto Castelbuono si arricchisce di un'altra rassegna, questa volta cinematografica, 3 giorni, come hai detto benissimo tu, e la prima serata sarà una serata dedicata a dei corti, sono 6 corti col tema Sicilia, temi forti anche, si parlerà di Boris Giuliano, si parlerà del problema dell'Alzheimer, dell'anoressia, quindi temi abbastanza forti. La seconda sera avremo un docufilm che parlerà di Letizia Battaglia, la famosa fotoreporter palermitana scomparsa recentemente, che ricordiamo nel 2016 è stata anche con una mostra presente a Castelbuono al Museo Civico. Poi l'ultima sera invece ci sarà la proiezione di Semi nel vento, che è la storia di una giovane ragazza pugliese che torna alle proprie origini, però trova una situazione disastrata con problemi ambientalistici. 3 giornate intense, 3 giornate in cui il filo conduttore sarà quello di far riflettere gli spettatori che assisteranno alle proiezioni e li coinvolgeremo sia col dibattito e la prima sera addirittura saranno chiamiamoli giurati, daranno loro delle votazioni ai 6 corti ai quali poi daremo un titolo per il vincitore. Indubbiamente il Chiostro, secondo me, è la location che si presta più alla cultura per Castelbuono e molte sono le rassegne che si svolgono a Castelbuono, lì al Chiostro San Francesco. E c'è da aggiungere che è una scommessa quella di quest'anno di partire con questo film festival che finora non è stato mai messo in calendario. Ci stiamo provando con l'amico Beppe Manno di Doc Sicilia e ripeto, puntiamo a farne un appuntamento con cadenza annuale che possa essere appunto apprezzato dai castelbonesi. Stasera in piazza Vittorio Emanuele a Militello in Val di Catania il concerto gratuito alle ore 22 del cantante, rapper e produttore discografico italiano Mr. Rain. L'artista idolo dei più giovani si esibirà in occasione delle celebrazioni della tradizionale festa patronale del Santissimo Salvatore. A Geraci Siculo torna lo spettacolo della giostra dei Ventimiglia, 3 giorni dal 26 al 28 agosto per vivere i fasti medievali tra percorsi narrativi, costumi d'epoca e rievocazioni storiche. Torna uno degli eventi più attesi delle Madonie. A Geraci Siculo, il borgo verde siciliano, dal 26 al 28 agosto, la 32esima edizione della Giostra dei Ventimiglia. La manifestazione, organizzata dal comune di Geraci Siculo insieme alla Proloco, vuole fare rivivere i fasti della contea appartenuta alla nobile famiglia Ventimiglia, che nel Medioevo ha governato gran parte del territorio madonita. In particolare, nelle sere di venerdì 26 agosto e sabato 27 agosto, dalle ore 20.30, nell'area archeologica del castello, si terrà la manifestazione Uconti Cumanna, un percorso narrativo con personaggi in costume d'epoca che si ripropone scene di vita medievale e antichi mestieri. Domenica 28 agosto, invece, in occasione della rievocazione del matrimonio del conte Francesco Ventimiglia con la contessa Costanza Chiaramonte, figlia del conte Nivodica, avvenuto nell'anno 1315, con la finalità di unire i più affluenti casati del tempo, il clou dell'evento. Infatti si terranno i tradizionali giochi cavallereschi del XIV secolo con la partecipazione dei cavalieri provenienti da tutti i comuni un tempo appartenenti alla contea dei Ventimiglia. Il comune di Geraci Siculo ha invitato una 30ina di comuni limitrofi di Madonie e Nebrodi.
A partire dal pomeriggio, per le vie tortuose del Borgo Madonita, si snoderà il corteo storico, che si concluderà nel nuovo campo di dressage appena inaugurato in Piazza Aldo Moro, in cui si terrà la giostra equestre. La manifestazione sarà animata dal gruppo Batarnu e dagli sbandieratori della città di Caccamo. Si tratta di una grande festa nel borgo più amato dagli italiani, nel segno della storia e della cultura, dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa. La giostra di Ventimiglia, ogni edizione, richiama migliaia di visitatori. Un modo per coinvolgere tutti i comuni delle Madonie, in questo caso anche dei Nebrodi, e delle iniziative che incentivano il turismo e la scoperta dei piccoli borghi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, appuntamento alla seconda edizione di Media News.